Allora, adesso noi parliamo di un altro argomento, parliamo di donne. Oh, allora effettivamente, oh là, Parliamo un sono attimo venuto di qua per questo. donne, Donne? parliamo un attimo di donne Ah, mio perché viso come si illumina. voglio fare, guardate, José come si è adesso subito animato, finalmente dice, oh, cambiamo per un Mi è attimo svegliato più argomento, si è che svegliato, perché vi voglio proporre a voi amici da casa un piccolo spezzone di un pezzo che ormai veramente lo stiamo sentendo mattina, pomeriggio, sera, però ci fa sempre piacere perché lo canta, secondo me, una cantante, oltre che a essere bella, anche molto brava. Stiamo parlando di Shakira, guardate. Waka waka. Waka waka. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. Eccoci tornati in studio, abbiamo visto un piccolo pezzo di Waka Waka cantato da Shakira. Parliamo di Shakira. Volevo dire che domenica prossima, che siamo all'ultima puntata dei mondiali, Manuela farà il ballo di Shakira. Siccome ci riesco Waka veramente Waka. bene, è una mia specialità, Preparatevi. Waka Waka, Tutta veramente. colorata, Tutta guarda. colorata, sì, mi metto lì dietro e facciamo Va così il bene, va finale di bene. trasmissione. Ci divertiremo tantissimo. Allora, Shakira ti piace o non ti Da matti, piace? mi piace da morire, perché Ma oltretutto lei quanto è sensuale? è bravissima. Non so quanto sia alta, però penso che sia, non ha importanza, perché è bravissima, guarda i movimenti che fa, tutto quello che stiamo vedendo, no? Sì, la Però stiamo canta vedendo. bene, è molto, come si dice, è molto caliente, ecco. Ecco, bravo, fermati lì perché sennò oggi non so dove È andiamo a caliente, te lo finire. dico, cosa La c'è? vedo un po' dura. Allora, voglio però chiederlo anche al nostro ospite che abbiamo al telefono. È in collegamento con noi un amico, un collega. Mi fa veramente tanto piacere averlo al telefono. Stiamo parlando di Massimo Mauro. Massimo! Ciao, ciao, buongiorno, grazie, Buongiorno. grazie tante, anche a me fa piacere parlarti. Grazie, grazie. Allora, ti volevo chiedere questo innanzitutto. Cosa ne pensi di Shakira? Ti piace? Fa impazzire, no? Mi Ah, ecco, ti piace. fa impazzire addirittura. Assolutamente sì, Assolutamente assolutamente sì. sì. Bene. Allora, voglio parlare. E non per come canta, anche perché è brava a cantare, insomma, Lo so, lo è so. una delle donne più sensuali e più sexy Più sexy che sulla ci faccia della siano, terra. lo so, è vero. Allora, voglio parlare con te adesso di mondiali e anche di Juventus, ovviamente. Prego. Innanzitutto voglio chiederti questo. Ti aspettavi l'eliminazione del Brasile? Punto di domanda. La seconda invece è questa. Quanto è dispiaciuto a te, anche se ovviamente non sei tifoso di questa nazionale, sto parlando del Ghana, che sia stata eliminata dall'Uruguay? Beh, sono due cose capitate ai mondiali davvero, davvero strane, Sì. soprattutto la prima, e cioè l'eliminazione del Brasile. Io devo dire che sono rimasto veramente sconvolto, diciamo così, Sì. sportivamente dal secondo tempo del Brasile e dal comportamento di Felipe Melo. Sì. Io credo che abbiamo tutti osannato il Brasile per la compattezza, per la serietà, per Sì. l'attenzione, per la concentrazione con cui affrontavano e poi abbiamo detto che sì, è vero che non erano così spettacolari, però insomma Ok. avevano dei giocatori che potevano risolvere la partita e così era stato fino al
secondo tempo di ieri. Sì. Ieri nel secondo tempo io ero a guardare la partita insieme a José. Insomma, davvero non abbiamo capito bene, non si è capito bene la metamorfosi tra primo tempo e secondo tempo. Okay. Poi però ci sono due episodi che sono capitati. Il gol di Sneijder, Felipe Melo che indietreggia anziché andare addosso a Sneijder, sì, su quel passaggio di testa del compagno di Sneijder, okay, è il calcione, diciamo, è la pestata di Felipe Melo, è l'espulsione di conseguenza. Ecco, sì, forse queste due cose sono una fotografia del secondo tempo del Brasile che, ecco, si è perso dietro a cose che non bisognerebbe mai fare durante una partita di calcio, e invece il Brasile l'ha fatto e ha perso la qualificazione. Bene, allora con te ti rubo ancora un minuto, voglio parlare anche di Juventus. Stiamo discutendo qua con i nostri ospiti in studio degli acquisti che sono stati fatti finora dalla società bianconera. Siamo arrivati a quota 6, l'ultimo acquisto è stato quello di Motta. Secondo te questi giocatori sono veramente da Juventus o, vabbè, il calciomercato è iniziato veramente da pochissimo, quindi insomma c'è ancora del tempo, o magari servono altri talenti per far rinascere questa squadra, Massimo? Guarda, io sono netto rispetto alla Juventus perché ha fatto parte del mio cuore e ho grande riconoscenza per quello che ho vissuto, sì, a Torino. Però proprio questo mi obbliga ad essere molto chiaro e sincero. E cioè, sì, io credo che sportivamente, parlo, lascio stare le persone, ma sportivamente i guai fatti da Secco e Blanc ci vorranno anni e anni per recuperarli a Torino. C'è un ambiente dove tutti i giocatori che arrivano giocano male. Sì. Negli ultimi 3 anni ci sono giocatori che sono stati molto bravi in altre squadre, sono arrivati a Torino e hanno fatto pena. Quindi vuol dire che l'ambiente che è stato creato a Torino non è l'ideale per giocare a calcio. Sì. È tutto il contrario di quello che noi avevamo sempre conosciuto a Torino. Certo. Ora, i giocatori sono un'altra cosa, nel senso che, certo, se tu metti dei ragazzi, dei giovani, dei buoni giocatori in un contesto del genere, farebbero fatica ovunque. Okay. Ancora di più alla Juve, perché bisogna vincere il campionato. La Juventus gioca per vincere. Certo, e quindi sarà molto, ma molto difficile che questi giocatori anche quest'anno possano formare un ambiente vincente. Marotta e Agnelli e tutti gli operatori che lavoreranno alla Juventus avranno questo compito, cioè ricostruire un ambiente. In un anno non si può fare. Un'ultima domanda, poi ti saluto. Secondo te, a oggi, mancano pochissimi giorni, chi vincerà il mondiale? Da esperto di calcio, quale sei? Guarda, io dico che l'Olanda arriverà in finale e poi spero l'Argentina, che vinca l'Argentina, anche se stasera l'Argentina ha una partita, oggi pomeriggio l'Argentina ha una partita molto difficile, sì, contro la Germania, e poi c'è la Spagna che, sì, potrebbe essere, insomma, l'altra squadra che dovrebbe arrivare in finale, quindi io spero Argentina o Spagna insieme contro l'Olanda. Bene, allora Massimo, io ti ringrazio veramente tanto di questo collegamento telefonico, grazie per aver parlato con noi. Ti mando un bacio e saluto a tutti. Grazie, ciao. Un abbraccio, buon lavoro e buona, ciao, giornata, grazie. Ciao, grazie. Ciao.